Le tecnologie che equipaggiano la nuova Audi Q5 TFSI e ibrida ricaricabile derivano strettamente dalla tecnologia e-tron, ma sono state evolute in modo da offrire minori compromessi e un miglior bilanciamento tra prestazioni e costi di esercizio. Il cuore pulsante da 367 cavalli è offerto da un gruppo propulsore composto da un motore benzina 1984 di cilindrata e uno elettrico, abbinati a una raffinata trazione integrale 4 e all'efficiente cambio a doppia frizione S-Tronic a 7 rapporti. I 500 Nm di coppia garantiscono prestazioni brillanti e un'erogazione lineare senza cali improvvisi di potenza che la rendono una SUV da 2030 kg di massa capace di sorprendere. Un esempio? I 5,3 secondi nello scatto 0-100 coincidono quasi con i 5,1 secondi della più cattiva della famiglia, la SQ5. Q5 ibrida ricaricabile è facile da guidare. Si controlla tramite tre modalità di guida e la rigenerazione della batteria si attiva durante le lunghe tratte o in fase di frenata. Il suo plus è escludere il motore termico e viaggiare in modalità elettrica per 45 km, a patto di non superare i 135 orari. Le emissioni di CO2, secondo i dati della casa, hanno valori compresi tra i 48 e i 62 grammi per chilometro, mentre i consumi sono sorprendenti. Con poco più di 2 litri di verde si percorrono 100 km. Ricaricare il pacco batterie non è difficile. Alla presa del box in casa con impianto di 5 kW di potenza bastano più o meno 6 ore. A una colonnina pubblica a trifase, cioè ancora più potente, 2 ore e mezzo. Q5 plug-in si riconosce per lo sportellino destinato al piano di watt posto sopra la ruota posteriore sinistra. La chicca si chiama PEA, Predictive Efficiency Assist, che gestisce il recupero dell'energia cinetica scegliendo se attivare la modalità di veleggio, scollegando il motore dalla trasmissione oppure spegnendo il motore. Inoltre, se si utilizza la navigazione in base al tipo di percorso, avverte quando bisogna rallentare. Un Audi di questa categoria e qualità giustifica un investimento importante. La Q5 TFSI E55 plug-in costa 64.800 euro, la 50 plug-in 57.700. Chi punta su un'auto elettrificata a questo livello può godere di benefici come libera circolazione nelle ZTL nei giorni di blocco, eco bonus che può arrivare a 2.500 euro, ma anche un taglio del superbollo.